Il feeling the pocket di oggi? Eccolo qua. Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Cazzo Drums. Oggi Feeling the Pocket, per chi non conoscesse ancora questo format, Feeling the Pocket cos'è? Feeling the Pocket è un format in cui vi do un feel che potete mettervi subito in tasca, nel senso potete prendere così com'è, mettervelo in tasca, cioè andarlo ad utilizzare e suonare dove volete, in qualsiasi contesto, band, quando suonate da soli, quando suonate in saletta, quando suonate su un palco davanti a 10.000 persone, quando volete, siete tranquilli che questo feel funzionerà. Oggi feel in stile Travis Barker, che è un batterista che stimo tantissimo, un batterista enorme del punk, dell'hip hop, del pop punk, cioè sa fare tante cose, diciamo, e quindi ho deciso di fare un feel in stile appunto Travis Barker e ve lo vado a spiegare. Quindi in Feel in the Pocket partiamo, andiamo a vedere la ritmica del feel tutta sul rullante, vado a spiegarvi come l'ho orchestrato sul set, andiamo a provarlo su varie velocità e poi infine andrò a farvi vedere una variazione. Vi ricordo che avete il PDF scaricabile qui sotto, c'è un link qui sotto in descrizione dove avrete il PDF scaricabile, e in più, oltre al PDF, riceverete anche dei contenuti esclusivi che non potete trovare qui tra i miei video, non potete trovare in generale, quindi esclusivi per voi. Oggi andrò insieme al Phil a provare anche un set di piatti, che è un set di piatti che ho preso da strumentimusicali.net, set di piatti che in origine aveva proprio sul set la foto di Travis Barker. Adesso non c'è più la foto di Travis Barker, probabilmente Zildjian ha cambiato il packaging, vabbè, pazienza, peccato perché con Travis Barker sopra mi piaceva, ma vabbè. E oltre questo ho preso anche un rullante Starphonic, a me i rullanti Starphonic fanno impazzire, ho preso tutto da strumentimusicali.net. La batteria che utilizzo è una Pearl Decade, l'avete già vista in vari video, ma comunque tutti i link li avete qui sotto in descrizione. Mando la sigla e partiamo subito con la ritmica di questo nuovo Feel in the Pocket. Allora, partiamo dalla ritmica. La ritmica in realtà è molto semplice e questo Feel in the Pocket è particolare perché di solito io i Feel in the Pocket li faccio che durano una battuta. In questo caso, essendo un feel comunque molto veloce, vado a fare un feel di due battute. Quindi non una battuta come al solito, ma questo feel durerà il doppio rispetto agli altri. Ma essendo molto veloce, alla fine come durata proprio di tempo sarà la stessa. Partendo dalla ritmica abbiamo quindi due battute di feel, dove nella prima battuta avremo tutti ottavi. Quindi tutti ottavi normalissimi. Nella seconda battuta avremo due ottavi nella prima pulsazione, poi pulsazione 2, 3, 4, sempre 4 sedicesimi. Quindi 3, 4, 3, 4. Andiamo a fare tutto, tutta la ritmica, tutte e due le battute. 3, 4. Super semplice, attenzione agli accenti perché saranno quelli che dovremo pensare proprio bene bene bene. E allora nella prima battuta avremo accento, ghost, accento, ghost, ghost, accento, ghost, ghost. Quindi 3, facciamo lento, 3, 4, e questo è quello che dovrete pensare. Ta, 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 ta. Quindi pensate sempre bene agli accenti, un po' meno alle ghost. Le ghost sono importanti, ma pensate bene agli accenti. Nella seconda battuta, invece, avremo i due ottavi iniziali sulla prima pulsazione che avranno accento ghost. Non riesco a fare il rimshot, anche se con questo rullante è molto semplice. Ok, ce l'ho fatta. E per quanto riguarda i sedicesimi, avremo seconda pulsazione, 4 sedicesimi, 2 accenti e 2 ghost. E gli altri 8 sedicesimi di pulsazione 3-4 avremo tutti accenti. Quindi, prima pulsazione,
Seconda pulsazione. Abituatevi già a fare tutto con rimshot, perché con rimshot e soprattutto con questo Starphone qua, che tra l'altro è in ottone, avete proprio un suono, mamma mia, che spacca la testa, e in questo genere secondo me è perfetto. Questo rullante ha una mina atomica, mi piace un sacco, non è proprio in stile Travis Barker questo rullante, beh, lui di solito usa il legno, ma questo qua in ottone a me piace tanto perché ha una mina molto decisa, appunto, senza andare però troppo sull'acuto. Quindi quando facciamo il rimshot è comunque abbastanza acuto, ma per quanto riguarda le ghost è decisamente, è un po' più basso, quindi mi piace tantissimo, e poi ha una personalità impressionante. Adesso passiamo al Feel in the Pocket proprio. Quindi dalla ritmica passiamo a orchestrare e vediamo come ho orchestrato questo feel. Allora, partiamo dalla prima battuta. Abbiamo detto tutti ottavi con gli accenti. Pensate a questi accenti e adesso pensate all'intro di Feel in This. L'intro di Feel in This è fatto... Mamma mia quanto ho sputato. L'intro di Feel in This è fatto con Charleston aperto e rullante che fanno accenti e ghost. Noi andremo a fare gli stessi accenti e le stesse ghost in questo modo, prendendo ovviamente gli accenti e le ghost nostri, del nostro Feel in the Pocket. Quindi se la ritmica era... Mettiamo le mani così e facciamo la stessa cosa. Non è finita qui però, perché andiamo a suonare accento ghost ghost in questo modo qua. Al terzo accento, diciamo, che abbiamo, quindi quello sulla E del 3, quindi quello sul levare del 3, anziché andare a suonare rullante e Charleston andremo a suonare rullante e crash, e anziché andare a fare le due ghost finali andremo a fare due casse, quindi... Andando avanti, nella seconda battuta abbiamo sempre i due ottavi che andremo a fare crash. Possiamo usare o lo stesso, io dato che ne ho due, perché questo set ha due crash 16-18 tra l'altro, andrò a fare crash rullante con cassa. Poi avremo i primi 4 sedicesimi della seconda pulsazione che manteniamo sul rullante come abbiamo fatto nella ritmica. Quindi, prime due pulsazioni saranno. Adesso non stavo pensando al tempo, ma proprio alle, a cosa andare a fare sui vari tamburi e piatti. Infine, terza e quarta pulsazione, abbiamo tutti accenti, dove faremo 5 accenti sul rullante, possibilmente rimshot, se si può, per dar potenza. E poi, dopo i 5 accenti sul rullante, tom, timpano, timpano. E chiudiamo in bellezza, perché chiudiamo con uno schiaffo in faccia praticamente. Quindi, seconda pulsazione sarà 3, 4. Tutto il Feel in the Pocket sarà. Devo dire che questo feel ha veramente una mina pazzesca, mi piace veramente tanto ed è veramente utilizzabile in vari contesti, come d'altronde tutti i Feel in the Pocket. Fatemi sapere qui sotto se vi piace questo format, scrivetelo adesso, se vi piace scrivete bello, fine, e io capisco. Allora, in generale adesso stavo provando un pochettino anche questi piatti e questo rullante, la batteria la conosco già,
e la conoscete anche voi se avete visto un po' di video. Ma allora, piatti molto esplosivi, il Charleston ha un bel attacco. Senza andare troppo su come intonazione, che a me quando fanno ti non è che facciano proprio impazzire. Invece questo, bell'attacco con un'intonazione comunque medio-acuta e i piatti molto molto esplosivi. Anche questo da 16, che io li snobbo un po' di solito i crest da 16, ma... molto belli. Ride non l'ho ancora utilizzato perché ne parliamo poi dopo, vi spiego nella variazione, poi dopo vi spiego. Rullante, vabbè, come vi dicevo, a me questo piace veramente tanto per vari motivi, perché io ho uno Starphonic che uso abitualmente, uno Starphonic in ciliegio che purtroppo non si trova più, ma di Starphonic ce ne sono veramente tanti, metallo, legno, e tutti gli Starphonic che ho trovato devo dire che hanno una loro caratteristica e sono comunque molto versatili, quindi versatilità ma mantenendo appunto una caratterizzazione del suono che ti permette di avere quel suono lì, proprio quel suono che vuoi. In questo caso veramente molto interessante questo. C'è anche questa sordina qua che vi danno insieme al rullante, volendola si può mettere, io non l'ho messa perché con questa accordatura mi sembrava che andasse a stoppare troppo. Io ho voluto lasciare qualche armonichina che mi piaceva, però in generale questo è un rullante pazzesco, anche perché poi ha il doppio tendicordiere da una parte e dall'altra, ha le viti che volendo si possono svitare di poco, mettere in modo tale da non dover togliere completamente il blocchetto e le viti per cambiare la pelle, quindi molto molto bello. Il cerchio senza buchi ha un po' di cose molto interessanti che mi fanno dire che lo Starphonic in generale è uno dei miei rullanti preferiti. Detto questo, adesso passiamo alla terza parte, quella relativa alle velocità. Quindi andiamo a suonare il nostro Feel in the Pocket in tre velocità diverse, partendo molto lentamente perché partiamo a 80 bpm, e una cosa che vi dico per questi fill qua è che noi andremo a farlo lentamente, ma andremo a farlo, dato che il fill è di due battute, andremo a fare 6 battute di groove e poi 2 battute di fill. Di solito quando vado a farvi vedere il Feel in the Pocket sulle varie velocità, di solito facciamo 3 battute di groove e una battuta di fill, perché il fill dura una battuta. In questo caso, dato che siamo a velocità comunque avanzata e il fill dura 2 battute, ho deciso di fare 6 battute di groove e 2 battute di fill. Fate anche voi così, vi consiglio, perché almeno avete tempo nelle 6 battute di prendere un attimino di respiro e pensare a quello che dovete fare. Poi nelle 2 battute di fill allora ci date dentro, però facendo magari 2 battute di groove e 2 battute di fill diventa tutto un po' troppo veloce e rischiate di incasinarvi. 6 più 2. Quindi prima velocità molto lenta, velocità principiante, siamo a 80 bpm. Andiamo.
Ok, molto bene. Adesso passiamo al livello intermedio. Saliamo di tanto, perché saliamo di 60 bpm, passiamo da 80 a 140. Mi raccomando, come vi dico sempre, non fate questi scalini assurdi. Io ve lo faccio per darvi dei goal, diciamo, degli obiettivi. Ma voi salite di 3-5 bpm per volta, così da andare pian pianino a migliorarlo. Non ve lo faccio sentire in tutti i bpm, perché altrimenti il video durerebbe 10 anni. Vi faccio degli scalini così, quindi andiamo. Livello intermedio, velocità 140. Ok, ce l'abbiamo fatta anche qua, adesso arriva il mostro finale. Il mostro finale significa andare ancora su di... staccato un gommino. Andare ancora su di 60 bpm, quindi siamo a 200 bpm, siamo veramente veloci. Proviamoci, anzi, ce la facciamo, dai! Ok ragazzi, ho recuperato quello che mi si è staccato, forse ci ho dato un po' troppo su questo livello avanzato, quindi il Crash ha perso il suo gommino, in realtà non l'avevo stretto bene probabilmente, però ce l'abbiamo fatta, è stata dura, ma comunque quando riesci a fare il fila a questa velocità qua ti senti proprio figo, perché dici cacchio che bello, ce l'ho fatta, sono arrivato al mio obiettivo finale. Poi ovviamente chi suona pop punk, chi suona punk tutti i giorni, probabilmente riuscirà anche ad arrivare più veloce di quello che riesco ad arrivare io, però secondo me questa è già una velocità veramente molto 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 buona. Detto questo, no, non devo fare questa cosa, altrimenti fa casino col microfono. Detto questo, andiamo con la variazione e quindi, come dicevo prima, andiamo a suonare il ride. Perché? Allora, prendiamo per battute sempre anche qua. In questa battuta, nella prima battuta abbiamo fatto accento ghost, accento ghost, ghost, accento ghost, ghost, diciamo così, anche se le ultime ghost erano cassa cassa. Quindi ritorniamo un attimo alla ritmica. Adesso andiamo a suonare gli accenti con il rullante forte normale, le ghost, anziché suonarle come ghost di rullante, andiamo a suonarle con la cassa. Ovviamente cassa non ghost, cassa decisa. Mentre con la nostra mano forte, ho suonato tutto con la mano debole apposta, perché con la nostra mano forte andiamo a suonare tutti gli ottavi sul ride, proprio come se fosse un groove, quindi... Questo ride ha un suono enorme, anche lui un po' verso il basso, ma bello, bello esplosivo, bel set, mi piace molto. Per dargli ancora più esplosività e ancora più volume, dato che non ci basta mai, andiamo a suonare il ride in questo modo qua, quindi con questa parte della bacchetta, senza andarlo proprio a crashare in questo modo, ma lo suoniamo così in modo tale che faccia un suono più
un mix tra ride e crash, un crash con un po' più di attacco. E andiamo a fare la stessa cosa. Sentite che cambia totalmente in confronto a... che ci sta, ma più in groove. Qui stiamo facendo, sì è vero, un simile groove, ma comunque siamo all'interno di un fill. E successivamente, nella battuta dopo, andiamo a suonare il ride, che stavolta lo cresciamo proprio, e una cassa. Successivamente, seconda, terza e quarta pulsazione del fill, andiamo a suonare la stessa identica cosa, non complichiamo troppo, ma... appunto. Quindi, prima battuta. Seconda battuta. Questo qui può essere molto figo suonato, ad esempio, su come per far partire un ritornello. Guardate se lo suono ad esempio con un groove di Charleston chiuso e poi uso questo fill per far partire un ritornello. È una bomba, eh? Troppo veloce, però avete capito come funziona e secondo me questo mi piace un sacco, questa variazione forse mi piace di più del fill prima, perché vabbè il fill prima era un po' più un omaggio a Travis Barker e appunto a Feeling This, questa cosa del ride, questa cosa di mischiare tante volte anche un po' groove e fill insieme, secondo me è molto 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 interessante e soprattutto dà proprio un senso di crescita verso un ritornello ed è una bomba pazzesca. Quindi fatemi sapere qui sotto in descrizione, no, fatemi sapere qui sotto nei commenti o di fatto più o meno uguale. Se vi è piaciuto questo Feel in the Pocket, mi raccomando, qui sotto in descrizione trovate, in descrizione veramente stavolta, trovate tutti i link ai prodotti di oggi che mi ha mandato strumentimusicali.net, che ringrazio. Trovate il PDF scaricabile, vi ricordo che scaricando il PDF avrete anche accesso a dei contenuti esclusivi che appunto non potete trovare altrove. E con questo quindi grazie mille ancora a strumentimusicali.net, stavolta ma in generale tutte le volte, ma stavolta devo proprio dire che mi hanno mandato degli strumenti impressionanti. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo Starphonic e se avete mai provato uno Starphonic, non per forza questo ma anche qualcuno di altro tipo. I piatti, vabbè raga, se suonate pop, rock, pop, l'ho già detto, punk eccetera, come dicevo prima, raga, sono veramente i piatti perfetti per quel genere, quindi figata. Spero di poterli usare ancora in un po' di video per farvi sentire anche in altri contesti. E noi, basta, ci vediamo al prossimo video. Ciao!